È questo il nome che le spumeggianti alunne della quarta L linguistico del Marco Polo di Bari hanno voluto attribuire alla loro squadra di calcio femminile. E così sono partite in rappresentanza della provincia di Bari per partecipare alla finale nazionale del torneo Superclasse Cup. Promosso ed organizzato dal settore giovanile e scolastico della Federazione Gioco Calcio in collaborazione con la Puma, il progetto Superclasse Cup si caratterizza, secondo una formula collaudata da diversi anni, per una singolare combinazione di elementi di carattere sportivo ma anche creativo. Alla tradizionale classifica ottenuta con la vincita sui campi di calcio è associata la valutazione, spesso determinante, dei lavori didattici presentati da ciascuna classe. Il femminicidio e il razzismo sono le tematiche trattate nei video proposti quest'anno e realizzati con contributi talvolta originali e creativi. Sentiamo cosa ne pensa il coordinatore pugliese della FIGC, professor Antonio Quarto. Il progetto è molto ben articolato perché prevede la partecipazione dell'intera classe e quindi non è una partecipazione di una selezione dell'istituto, ma è dell'intera classe, per cui o al femminile o al maschile sono delle classi che partecipano prima in una fase di istituto, poi in una fase comunale e per finire una fase nazionale. Quest'anno il Marco Polo si è distinto per quanto riguarda la Puglia insieme ad altre scuole, quali il Vico di Laterza e due scuole del Foggiano, e si è classificata al secondo posto pensando che poteva addirittura vincere la competizione, in quanto la parte didattica è veramente stata notevole ed è stata apprezzata da tutta la commissione giuridica. Sono stati più di 500 i ragazzi e le ragazze coinvolti che hanno animato e colorato d'azzurro l'impianto comunale Italo Moretti di Riccione lo scorso 23 e 24 maggio. A rappresentare la Puglia al termine della selezione provinciale sono stati gli istituti Giambattista Vico di Laterza, Di Maggio di San Giovanni Rotondo per la sezione maschile, l'Istituto Marconi di Foggia e il Marco Polo di Bari per la sezione femminile. Una due giorni di calcio, sì, ma anche di confronti tra esperienze diverse e su tematiche importanti, che hanno visto i ragazzi i veri protagonisti dell'evento, con il loro entusiasmo, la loro grinta, la loro voglia di superarsi e misurarsi con l'altro in un connubio di sport e cultura, con la gioia di condividere con noi la grande soddisfazione di essere qui. Sentiamole le ragazze del Dragandero, che hanno conquistato un brillante secondo posto. Hanno annunciato così proprio a freddo, come dire, quindi ci siamo guardati tutti sugli spalti, eravamo increduli, siamo scesi, non è niente, abbiamo vinto il secondo posto, finale nazionale Riccione, Superclasse Cup, grazie alla quarta LL, il Dragandero. E